Buongiorno a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Biblioteca Spirituale. Buona domenica a tutti. Questa mattina ho avuto una sorta di apertura di coscienza in cui mi sono arrivate una serie di intuizioni, quindi di informazioni, attraverso quello che è il mio canale di percezione, che è il settimo chakra, ovvero il chakra della corona. Ero ancora nel dormiveglia e queste informazioni sono arrivate proprio come una scarica elettrica. Infatti mi sono dovuta alzare di colpo, ho dovuto prendere carta e penna, non avevo neanche ancora fatto colazione, che per me è una cosa impossibile perché è proprio la prima cosa che faccio perché altrimenti non carburo per tutta la giornata. Ho preso al volo un bigliettino, un pezzo di carta che avevo lì sotto mano, una penna e ho iniziato a scrivere facendo una serie di schemini per non perdermi le informazioni. Infatti ricordo che noi siamo dei canali per delle scariche proprio di informazioni che sono sempre presenti e disponibili per tutti. Quando qualcuno dice ho inventato questo, ho inventato quest'altro, l'ho detto prima io, in realtà questo è vero parzialmente, nel senso che qualsiasi informazione è disponibile per chi è pronto. Quindi arriva a chi riesce ad avere una sorta di apertura a livello di coscienza. Quindi le informazioni che vi darò oggi sono informazioni preziosissime. Questo video è un video che terrò anche per me, rivedrò io stessa più volte, proprio perché contiene l'informazione che permette di uscire dal giogo dell'illusione della Matrix, cioè quel sistema in cui siamo immersi e che agli occhi di tutti ormai è veramente sotto la visione di tutti, ci rende schiavi. Schiavi di una serie di poteri maggiori, chiamiamoli così, che utilizza l'essere umano per produrre e basta. E quindi lo tiene, ripeto, come schiavo. Ultimamente, in realtà, io sentivo che mi stava per arrivare la risposta perché scrivendo il mio secondo libro stavo mettendo insieme tutti i punti, prendendo anche tutte le informazioni importantissime di cui io ho parlato nei miei video quando ho aperto il canale, quindi circa 2 anni fa. Avevo proprio bisogno di fare, diciamo, il punto della situazione, di mettere insieme le informazioni, motivo per il quale sto scrivendo questo secondo libro in questo modo. Però una domanda che mi ponevo era proprio questa: va bene sapere che siamo schiavi, voglio dire, è così evidente che nessuno, ma nemmeno i bambini ormai potrebbero mai pensare il contrario. Va bene sapere che siamo all'interno di una Matrix, cioè di un gioco illusorio, anche se gioco non è proprio il termine appropriato, diciamo all'interno di un'illusione, voglio dire, lo dicevano Socrate, Platone, si diceva millenni fa, è ovvio che ancora adesso la cosa venga ripetuta e ripetuta e ripetuta. Ci sono molte persone brave che fanno dei video veramente molto preparati su come la Matrix agisce su di noi, sul fatto che appunto no, siamo schiavi, ma a me non basta, non mi bastava. Io avevo bisogno di capire come poter uscire dalla Matrix, come si esce da questo sistema schiavistico. E da qui mi è arrivata la risposta. Ma siccome prima bisogna capire degli elementi, io ho dovuto trasferire questo bigliettino con le informazioni principali in veri appunti che io ho scritto per voi, perché le informazioni non me le tengo mai, perché il sapere non condiviso non ha un senso e non avrebbe senso nemmeno la mia vita, per cui ho deciso di leggervi esattamente per come ho scritto le cose, qual è la soluzione, che cosa l'uomo deve fare per essere libero. Ok? Partiamo. Come si esce dalla Matrix? Leggo e spiego dei miei appunti personali. Per sapere come si esce dalla Matrix, prima bisogna sapere che cos'è la Matrix. Perché un conto è ripetere le cose un po' a pappagallo, perché l'ha detto Tizio, perché l'ha detto Caio, perché l'ha detto Sempronio. Ma noi dobbiamo sapere che cos'è la Matrix. E io scrivo, non sono io che scrivo, cioè sono io che scrivo, ma le informazioni mi sono arrivate, ok?
è il sistema illusorio in cui viviamo che ci rende macchine, materia, e che toglie all'uomo la capacità di fare ciò che realmente è venuto a fare, cioè toglie lo scopo principale dell'uomo, e cioè evolvere e sviluppare una coscienza. E qui dobbiamo capire che cos'è una coscienza, perché parliamo in questi video, io sento tante persone della coscienza, ma cos'è la coscienza? Noi dobbiamo sapere perché, il perché delle cose. Non ci basta, non ci deve bastare che qualcuno ci dica è così. Scrivo, la coscienza è l'ottava superiore del divino. Il divino è ovunque, in quanto fluido energetico che permea tutte le cose. Quindi l'energia è di per sé il divino stesso, è proprio quello che permea ogni cosa che è possibile. La coscienza però è una cosa diversa, ho detto che è l'ottava superiore, cioè è il sapere di esistere. Perché c'è differenza, scrivo, tra vivere ed esistere. Se esisto, esisto e basta. Cioè respiro esattamente come una pianta, per dire, no? Che ovviamente ha un livello di coscienza diverso rispetto al nostro. Pur essendo viva e pur esistendo, ecco. Se sono vivo, sono vivificato, e cioè me ne rendo conto. E questo l'avevamo già detto, quindi diciamo che qui stiamo riprendendo delle premesse per arrivare al punto. E cioè il senso della vita, l'evoluzione, è questo. Se io, e l'ho già detto in un altro video, ma lo ripeto per i nuovi iscritti. Se io sono fonte, sono essere divino, che bisogno ho di venire in questa vita e incarnarmi se già sono parte del divino? Non ha senso, non ha proprio senso. Prende un senso da questo: io posso essere divino, parte della fonte, ma non averne coscienza, quindi esisto e basta, ma non ne sono cosciente. Ecco perché la coscienza è l'ottava superiore del divino. Il progetto evolutivo, il progresso evolutivo ci permette di incarnarci, comprendere tutto ciò che non siamo e sviluppare coscienza. Cioè c'è differenza tra esistere come una pianta e sapere di essere vivo. Attraverso il processo di incarnazione noi, e quindi il processo evolutivo sarebbe meglio dire più corretto, perché nel gioco delle incarnazioni possiamo stare anche proprio grazie alla Matrix, ma il progetto evolutivo, che è una cosa diversa, ci permette di ritornare alla fonte, alla divinità, avendo coscienza di esistere. Ed è una cosa sottile ma diversa. Ripeto, è come una pianta che esiste, c'è e lì. Esiste, sì, ma non sa di esistere. Non lo sa, se non come coscienza di gruppo, ma non è la sua. Quindi non si può parlare comunque di coscienza. Il progetto evolutivo ci permette di sapere di esserci. Ok, andiamo avanti. Per uscire dalla Matrix, e cioè dall'illusione che ci rende schiavi, prima occorre conoscerla a fondo, e questo ve l'ho detto prima. Per creare la Matrix occorre utilizzare dei simboli che confondono e distolgono l'uomo dal suo scopo. Quindi chi ci vuole tenere schiavi crea dei simboli che ci confondono e che ci distolgono dalla strada, cioè dallo scopo che siamo venuti a fare. Per far questo si parte sempre dall'inconscio, che è la parte più ingombrante, diciamo così, dell'essere umano, dell'individuo. Questo è un passaggio fondamentale. La base della vita, della creazione, è insita, cioè è visibile, nella geometria sacra. Si esprime attraverso la geometria sacra. Vi spiego perché. Perché tra dirlo e il comprenderlo c'è un mare. Io lo sento dire ovunque.
da chi produce i dispositivi organici, da chi parla di cristalli, ma veramente sapere che cos'è la geometria sacra è un'altra cosa. Io ve lo spiego adesso. La maggior parte delle persone che ne parla, ripeto, lo dice soltanto per dire, ma non lo sa spiegare. Lo scrivo, io l'ho scritto oggi. Le particelle più piccole presenti nell'aria, nell'etere, ruotano su se stesse. Quindi noi siamo composti, l'energia è composta da particelle molto piccole che ruotano su se stesse, formando svariate forme geometriche. Quindi queste particelle ruotando su se stesse formano la geometria delle forme. Ogni forma geometrica sulla base dei lati può essere riassunta in un numero, perché se noi contiamo ciò da cui è formata una, appunto, forma geometrica, scusate il gioco di parole, possiamo riassumerla in un numero. Si sommano le parti che compongono la forma e si riassumono in un numero, appunto. La maggior parte degli esoteristi e spiritualisti che parlano dei numeri doppi e dei loro significati non sanno il perché un numero ha un determinato significato. Dicono è così e basta. Invece no. È così perché ogni numero corrisponde a una figura geometrica, in quanto ne riassume le caratteristiche, e da qui possiamo evincerne una frequenza precisa, che sommandosi alla nostra per similitudini, per simpatia, ci mostra su quale ramo di realtà siamo sintonizzati. Cioè, in base ai numeri che noi vediamo in maniera ripetuta, togliendo la parte di attenzione selettiva che ho parlato in un altro video, cioè a furia di fissarci su una cosa, il cervello la seleziona e la vedrà ovunque, come quando ci piace una macchina di un determinato colore o di una determinata tipologia, allora il cervello si fissa e lo vede dappertutto, perché è programmato con attenzione selettiva. Però quando dei numeri tornano senza che noi abbiamo programmato la nostra mente, quindi senza farci attenzione apposta o perché vogliamo vederli, allora lì si tratta di simboli che arrivano a noi e ci comunicano attraverso la vibrazione che esprimono su quale ramo di realtà siamo sintonizzati, perché per similitudine vibrazionale, frequenziale, siamo sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda, e quindi un numero, una forma, un simbolo può parlare molto da vicino di noi, da qui nasce tutta la numerologia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi scrivo, noi stessi siamo organizzati in questo modo, perché noi stessi siamo fatti di energia che segue lo stesso principio. Quindi il simbolo ci influenza più di tutto, più di ogni altra cosa. Come creo io l'illusione se voglio rendere schiava l'umanità? Sostituendo i simboli originali con significati diversi. Prendiamo per esempio il triangolo. Ve lo faccio vedere, ve lo mostro. Il triangolo riassume corpo, mente e spirito. Al centro del triangolo si crea l'energia trasformata, cioè che unisce queste tre parti. Infatti il triangolo più di tutte è la forma principe. Perché? Perché unisce i tre elementi di cui l'uomo è composto: corpo, cioè materia, mente, cioè il corpo mentale, il pensiero, e lo spirito, cioè l'energia che si viene ad incarnare. Da qui al centro del triangolo si forma l'energia che unisce e trasforma in un'altra cosa, che è la spiritualizzazione, l'energia. Infatti scrivo, gli egizi usavano la piramide per questo, perché preservava, conservava la materia dalla decomposizione, che poi è quello che fanno i grandi maestri o santi quando muoiono. Non si decompongono, spiritualizzano la materia. Il numero 3 riassume l'essenza di questa figura, perché è composta da tre lati. Il 3 non a caso ha il significato di equilibrio, cioè quella via di mezzo tra corpo, mente e spirito.
Bene, scrivo, questo è il riassunto, tutto ciò che l'uomo deve fare per evolvere, cioè vivificare la materia, altrimenti sarebbe materiale meccanico. E scrivo, tra l'altro, la vivificazione avviene per l'unione tra gli opposti o integrazione, perché altrimenti la materia, cioè l'espressione più lenta dell'energia, rimarrebbe materia, una macchina. Senza l'intervento possibile da parte dell'uomo attraverso la volontà, ci torneremo dopo, noi possiamo rendere viva per sempre la materia, vivificandola la spiritualizziamo. Ed è questo lo scopo dell'uomo. Poi scrivo e continuo, se io voglio servirmi dell'umanità cosa farò? Gli toglierò da sotto gli occhi la verità, sostituendo i simboli utili al progresso con significati distorti. Infatti, vi faccio vedere il triangolo degli illuminati, che è questo. Alla base del triangolo troviamo gli schiavi, o il gregge, o la massa. Al centro troviamo i complici, cioè quelli che sono a un gradino più alto del sistema e ne intravedono una parte. Al vertice troviamo gli illuminati, cioè coloro che rendono e detengono il potere giocando in questo sistema illusorio. In questo modo però, se io prendo il triangolo degli illuminati e lo sbatto in faccia alla massa dicendo che è qualcosa di sbagliato, quindi faccio vedere una parte della verità, che in realtà infatti è così, perché esiste questo sistema, ma utilizzo proprio il triangolo per mostrarlo, cosa farò? Il triangolo, che in realtà è un simbolo fondamentale per l'evoluzione dell'essere umano, non verrà più considerato come un qualcosa a cui affidarsi, da cui prendere ispirazioni per unificare appunto mente, corpo e spirito e vivificare la materia modificandola e spiritualizzandola. Ma l'uomo ordinario che cosa farà? Tenderà a vedere il triangolo come simbolo negativo e si farà sfuggire il reale significato e di conseguenza perderà il suo messaggio evolutivo. Per cui si sentirà anche un rivoluzionario, perché avrà scoperto il triangolo degli illuminati, che ripeto, esiste questo sistema, ma il fatto di prendere proprio il triangolo è una sostituzione per togliere da sotto gli occhi il modo che l'uomo ha per evolvere. Quindi l'uomo ordinario non vedrà più il triangolo come un simbolo positivo, ma lo vedrà come un simbolo assolutamente negativo. E in questo modo gli sarà tolta da sotto gli occhi la verità. E quindi bloccato il progresso. Io scrivo, la verità è che non ha capito nulla, ecco perché a volte i complottisti fanno delle figuracce. Perché vedono di nuovo, in modo duale, una sola faccia della medaglia. Altro esempio, la figura del Cristo. La coscienza cristica è esattamente ciò che dicevo prima, e cioè la capacità di essere immortale. Chi è che è immortale? Chi sa vivere, chi sviluppa una coscienza, chi trasforma la parte divina, la parte energetica, in coscienza, che è la sua ottava superiore. Alla morte la coscienza non si dissolve, la personalità sì. Quando noi moriamo, se abbiamo costruito una personalità basata appunto su questo sistema duale, che cosa accade? Che un po' si rimane nell'etere come spiritelli, finché tutti i corpi della personalità, emotivo, mentale basso, eccetera, vanno a disintegrarsi. Ecco perché ci vuole molto tempo. Dopodiché rimane di nuovo lo spirito, che però era quello che si era venuto a incarnare per prendere coscienza. Ma lì è assente la coscienza, perché c'è solo la personalità che è soggetta alla dualità. Quindi che cosa accade? Accade che poi lo spirito si rincarna in un altro corpo, non si ricorda più niente e riparte da capo e rimane in questo ciclo infinito dell'incarnazione, che molti dicono appunto l'incarnazione è una fregatura. Sì,
in parte lo è se si è sottoposti appunto a questo gioco. Mentre se durante le incarnazioni l'uomo riesce a capire questi meccanismi e a uscirne, vivifica la materia, compie il suo scopo e diviene immortale, ripeto, come i maestri santi che non si decompongono alla morte. C'è gente che grida il miracolo, non è un miracolo, hanno compiuto il loro percorso evolutivo sulla Terra, stop. Come si costruisce una coscienza? Con il lavoro su di sé, cioè la via alchemica alla fine è l'unica via possibile. A mio parere, alzo le mani, però dico, per me il lavoro su di sé è l'unica via per uscire da questa schiavitù. Poi scrivo, invece noi siamo abituati a pensare a Gesù Cristo come colui che si è sacrificato per noi. 2 anni fa ne parlai, io 2 anni fa ho fatto tutta una serie di video sul significato del sacrificio, sul sacrificio che viene utilizzato all'interno del satanismo, tra... Vabbè, vi andate a vedere i video, se vi va, tanto trovate tutto sulla, nella playlist radionica, perché non voglio iniziare un discorso che poi va a distrarci dal punto. Scrivo, 2 anni fa parlai di sacrificio usato nelle sette sataniche. Tra virgolette ci sono i video. Questo senso di sacrificio inculca nelle menti senso di colpa e venerazione e protezione per le vittime. Ok? La vittima non ha potere però, non si deve proteggere, non ha potere perché cede alle circostanze esterne il proprio potere e perde la volontà. Se io sono vittima, io credo di essere appunto vittima di circostanze che mi vengono inferte dall'esterno. In questo modo perdo potere perché perdo una cosa, è l'unica cosa che vive, rende vivi gli esseri umani, e cioè la volontà. Senza la volontà l'uomo non va da nessuna parte, non cambia niente, è predestinato. Quindi per uscire dalla Matrix occorre comprenderla e comprendere che è pieno di simboli giusti a cui è stato cambiato il significato per non vederli più in quel modo. Quello che dobbiamo fare è comprendere questo e sulla base di questo cercare proprio in quei simboli la verità, ciò che ci fa uscire. Il triangolo è il simbolo per eccellenza. Il lavoro su di sé è l'unico modo per dipanare la mente, il corpo e lo spirito da qualsiasi tipo di confusione. E vi dirò un'altra cosa. Gli egizi c'erano molto vicini, molto vicini. Noi stessi incarniamo un triangolo. Noi abbiamo, se vi mettete in piedi e divaricate le gambe e tenete giù le braccia, quindi assumete una posizione del tutto naturale, noi siamo fatti da una base che è data dalle gambe e da un vertice che è data dalla mente, dalla testa. Abbiamo la capacità di elevare il pensiero, vivificarlo, per vivificare la materia e per uscire dalla dualità. Vedete come dalla base, che indica la dualità, l'uomo ha la possibilità attraverso la testa, il chakra della corona, di uscire. E se anche allargassimo le braccia, saremmo come una piramide, perché comunque formiamo la base che è fatta di 4 lati, gambe e braccia, e al vertice c'è sempre la mente. Quindi per uscire dalla dualità noi dobbiamo utilizzare la mente innanzitutto, il primo passaggio. Dopodiché, ripeto, attraverso l'elevazione del pensiero, quindi l'ottava superiore del corpo mentale, abbiamo la capacità di spiritualizzare la materia e quindi uscirne. Questo video contiene degli elementi fondamentali. Io non ho la pretesa che venga capito immediatamente, ma un giorno potreste mettere insieme tutto ciò che è stato detto e trovare la verità.
Il mio primo libro finisce con una frase: la verità è un granello di sabbia sotto gli occhi di tutti, ma non la vediamo perché siamo confusi. E questo è il motivo. Cercate la verità attraverso i simboli che sono stati disintegrati, offuscati da una verità distorta. Io vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!